Allora, Alex, siamo qui al Salotto delle Celebrità. Innanzitutto, che emozione è venire qui, essere qui al Festival di Venezia? Vabbè, allora, venire al Festival di Venezia è sempre una grandissima emozione, ma non solo perché, voglio dire, c'è la rappresentazione massima di quello che sono i prodotti cinematografici, ma tutto anche per tutto il contorno, come il Salotto delle Celebrità, che insomma ormai è un punto fisso qui al Lido. Senti, che rapporto hai con il mondo del cinema? Perché ovviamente tu sei un attore, soprattutto se c'è un film, diciamo, tra questi che sono magari qui in concorso che ti piacerebbe vedere. Ma allora, io faccio parte del mondo attoriale, nonostante sono stato nel piccolo schermo per tanti anni, ma ho fatto anche cinema, ho fatto dei prodotti cinematografici. Allora, sai, il cinema che c'è oggi è un cinema molto interessante. Perché? Perché ci sono degli sceneggiatori bravi, bravi, soprattutto noi in Italia. Io in questo momento sto preparando, per esempio, una serie, no? Dove sono scrittore e poi di conseguenza sarò attore all'interno, perciò sarò lo sceneggiatore e attore della serie stessa. E ho incontrato, devo dirti, dei sceneggiatori bravissimi, perciò insomma abbiamo delle professionalità incredibili che è giusto che insomma vengano celebrate in questo posto. Senti, sei stato un volto popolare del Grande Fratello VIP, che esperienza è stata per te innanzitutto? Beh, sicuramente un'esperienza bella, difficile, stancante, che mi porto nel cuore, ma guarda, mi porto nel cuore tutti, mi porto nel cuore Anime, mi porto nel cuore la produzione, Alfonso, insomma, veramente, porto nel cuore un bellissimo ricordo di 6 mesi interminabili. Senti, un altro reality lo faresti con Delia, perché si vociferava di un Pechino Express. Allora, io quest'anno sono in anno sabbatico, perciò tutte le fake news che sentite, sappiate che io non ho preso nessun accordo con nessuno, ma sono in anno sabbatico, ma non perché per altre cose, perché sto facendo, appunto, come ti dicevo prima, altri progetti, altre cose che mi assorbono. In più c'ho la mia società di produzione che produce spot, campagne pubblicitarie, insomma, perciò ho tanto altro. Insomma, penso che nella televisione generalista ho dato già abbastanza l'anno scorso, diamo spazio ad altre situazioni. Senti, ieri si è scatenata un po' questa polemica per le dichiarazioni su Orietta Berti. Cosa vuoi replicare? Perché davvero è successo un pandemonio sui social. Sì, no, ma io l'ho già chiusa perché io ho un grandissimo rispetto per Orietta. Era nato principalmente da lei, ma poi sai, io sono un provocatore, cioè mi piace provocare, nonostante ho grande rispetto per lei, per la sua figura, per la sua professionalità. Ho semplicemente detto, molto probabilmente non ha ancora capito bene quello che è, insomma, l'impegno così duro che il Grande Fratello ha. Però ho fatto un post, non so se l'hai visto, dove dico che insomma, auguro il meglio a tutta la produzione, a tutti loro, ad Alfonso, agli autori che portano il cuore, e anche a Orietta, che ti voglio bene. Senti, hai visto ieri su Red Carpet c'è stata la proposta di matrimonio di Basciano a Sofì? Sì. Due colleghi, insomma, che cosa? Perché è stato criticato molto questo gesto ieri, perché hanno definita una mossa pubblicitaria. Ma sai, tu ormai si critica qualsiasi cosa. Allora, io puoi condividere o non condividere, nel senso che ognuno fa le proposte dove vuole. Forse magari il Red Carpet è destinato per altre cose, no? Soprattutto perché magari devi capire in che film sei, eccetera, eccetera. So che ci sono state polemiche anche per questa cosa, però invece io auguro il meglio a loro, perché li ho visti nascere, sono due ragazzi giovani. Insomma, è bello, perché il claim deve essere: l'amore vince su tutto, anche sul Red Carpet. Grazie mille.